non deve mai essere, ragazzi, la scorciatoia per evitare i problemi della vita. Mai. Se proprio vogliamo evitare i problemi della vita, dobbiamo sforzarci di evitare quelli degli altri e mai i nostri. Perché se la politica è servizio, dobbiamo lavorare anche per chiederci qual è il problema del vicino di casa. Queste cose io vi dico perché ho percepito oggi nei vostri interventi tanta voglia di lavorare. Io credo che nessuno di voi sia qui per il piacere di passare un pomeriggio diverso. Avreste mille altre occasioni per farlo e in maniera assai più rilassante. Se siete qui o perché spinti da convinta adesione o perché spinti da una grande curiosità. L'una e l'altra sono positive perché servono a creare aggregazione. Ed è bene che ognuno di voi soddisfi la propria curiosità, sapendo, lo ha detto poco fa parlando l'avvocato di Ragusa, che la politica è essenzialmente passione e coerenza. Bisogna essere coerenti. Quando è che diventa testimonianza la politica rispetto alla gente che ci giudica? Quando chi fa politica, quindi tutti quelli che siamo qui, ognuno con i propri ruoli, chi da attivista, chi da militante, chi da iscritto, chi da dirigente di sezione, chi da dirigente provinciale, regionale, chi da parlamentare, chi da presidente della provincia, della regione, o da sindaco, o da assessore. In politica è importante la coerenza. Dire quello che pensi, fare quello che dici, altrimenti mostri la tua fragilità e non sei più credibile. Il Movimento 5 Stelle è l'esempio della incoerenza. Ma per quello che io ne apprezzo tanti, con alcuni deputati regionali sono anche sinceramente amico, ma il mio è un ragionamento generale, non è un ragionamento limitato all'Assemblea regionale o alla Sicilia. Non andremo mai nelle trasmissioni televisive. Ricordate? Forse voi siete ancora qualcuno giovanissimo, ma ricordate. Non faremo mai comunicati ai giornali. Non faremo mai alleanze. Come vedete, non daremo mai la mano a quelli della destra. Una volta una mia vista disse: Muspice, non darei mai la mano, è come se la dessi a Mussolini. Immaginate, mi è sembrato davvero un po' esagerato questo paragone, cosa c'entri io con Duce, non riesco a capirlo, ma per loro tutti quelli che siamo a destra siamo riconducibili a una determinata matrice, perché loro delegittimano l'avversario, non lo criticano. È solo un esempio, io voglio augurarmi che col tempo cambino idea e cambino atteggiamento, ma hanno mostrato di essere incoerenti. Non esiste io sono migliore dell'altro, no, non esiste, esiste io sono differente dell'altro.